Si è concluso con grande successo Internet Governance Forum Italia 2020, tre giornate intense in cui la Camera di Commercio di Cosenza è stata protagonista indiscussa. Saluto l'amico Klaus Algeri, il quale oggi ha realizzato una cosa importante, ha trasformato la Calabria nella capitale digitale del paese. E questo è un elemento molto importante. Molte volte il consenso si aggiunge con i risultati e con il lavoro. Noi ci abbiamo lavorato tantissimo, quindi io ringrazio tutto il comitato della programmazione, in modo particolare anche che ne faceva parte il nostro segretario generale del Minia Giorno, che nella chiusura ha partecipato a portare tutti i dati al forum mondiale. Quindi in realtà Cosenza già sta in questi ruoli. È uscito fuori anche dalla politica, quindi dai vari ministri, che deve essere regolarizzato in qualche modo il IGF in determinato modo, quindi non ci sarà più, a quando ci hanno fatto capire, un IGF che è un evento all'anno, ma ci sarà un IGF che porterà i risultati durante l'anno, quindi un IGF sempre presente con vari temi, con vari tavoli e poi porteranno i risultati a fine anno. Il forum che ha scelto Cosenza come capitale digitale del dibattito nazionale, attraverso tavoli tecnici e interventi di esperti e istituzioni del governo nazionale, ha messo in rete piccole e medie imprese, istituzioni, scuole e università per fare il punto della situazione sull'evoluzione e i vantaggi di Internet nell'era digitale del post-Covid, dimostrando come il bene immateriale sia essenziale per lo sviluppo individuale, sociale ed economico. La sostenibilità deve guidare, la circolarità deve guidare i nuovi trend di sviluppo economico, in particolare per il Sud, in particolare per la nostra regione dobbiamo essere bravi a mettere insieme nuove forme di turismo sostenibile, destagionalizzato, amico dell'ambiente, che sappia far convivere da una parte la crescita di nuovi servizi che valorizzino il nostro patrimonio paesaggistico, artistico, storico, culturale, enogastronomico e dall'altra parte che le nuove tecnologie dell'informazione della comunicazione possano innervare a livello globale questa offerta. C'è e si vede l'azione salvifica del web. Tutti vogliono fare corsi in via telematica. Si è compreso che non basta una formazione in aula per cercare di offrire quanti più strumenti ai ragazzi, anche ai meno giovani, per avere poi delle armi spuntate nella sfida globale. Quindi l'università telematica oggi non è più vista con sospetto, anzi ben si sposa con le esigenze e le necessità proprio di questo periodo di crisi economica, sociale e sanitaria.